abbiamo Joomla. Per Joomla abbiamo un intervento breve, perché comunque Joomla ha un workshop intero nel pomeriggio, e anche in questo caso una soluzione integrata nel CMS che ci viene presentata da Valerio. Forse funziona anche quello? Andiamo. Buonasera a tutti. Forse qualcuno mi conosce, io sono quello che ha sviluppato Albo Pretorio Online per Joomla, la prima versione uscì nel 2010 e stiamo continuando con gli aggiornamenti. La soluzione che sto predisponendo ancora non è completa, si rifà in parte a quelle che sono già le soluzioni utilizzate per Albo Pretorio, e anche questa sono innanzitutto complimenti a chi mi ha preceduto che entrambi hanno presentato, e anche questa soluzione si presenta online e alla quale si accede attraverso il normale login al sito. Io ve la fa vedere proprio com'è. Partiamo con la modulistica, per ora è molto semplice, e poi intendo seguire il percorso che abbiamo fatto con Albo Pretorio. Si aprirà una discussione sul forum di Joomla IT, e lì ci sarà tutto lo scambio della precedente esperienza, di tutte le suggerimenti, tutte le necessità che vedremo come poter implementare la cosa. Per ora la soluzione è dedicata a una serie di moduli relativi alla gestione delle assenze, quindi entriamo attraverso questa casella drop down, abbiamo la possibilità di scegliere intanto fra alcune tipologie di moduli, e ovviamente la stessa modalità poi sarà estesa a tutto, ad altre necessità di modulistica. Per esempio, modulo per ferie. Ecco, questo è il modulo delle ferie, come vedete ha già proposto il mio nome perché sono già registrato, e quindi in automatico propone subito i campi. Qui andrebbe compilato tutte le varie voci che vengono proposte, c'è la possibilità opzionale anche di inviare dei file allegati qualora fosse necessario. Tutti i campi hanno i controlli di, tanto per l'obbligo, controlli di conformità. Ecco, una volta inserito, ora non lo invio, tutti i moduli accedono. Ecco, tengo a precisare la particolarità di questo applicativo, è che tutta la modulistica confluisce nella stessa tabella del database, quindi poi ci sono alcune attenzioni per estrarre i dati anche di moduli che apparentemente sono diversi perché utilizzano molte più voci, ma che poi consentono di andare tutti sullo stesso database. Allora, le richieste vengono inviate, e qui c'è una bozza di come si potrebbe presentare l'elenco delle istanze pervenute. Qui ce ne sono alcune, c'è anche Antonio Totaro che è stato il provocatore, che mi ha convinto a mettermi in questa avventura. Ecco, subito dall'elenco, cliccando, si accede alla vista del modulo compilato, e che quindi può essere controllato in tutti i suoi aspetti.
c'è un controllo sui giorni per ogni tipologia di domanda, talvolta ci sono un minimo e un massimo di giorni consentiti, e quindi la procedura segnala con contachilometri a che punto siamo della modulistica. Se ci fossero stati allegati, qui avremmo visto l'elenco degli allegati, anche quelli con consulta. Ecco, questo è un po' lo schema, per ora molto semplice, ma che era questo il grosso del telaio da costruire. Ora andare a sistemare tutti gli altri aspetti che spero da quel lavoro sul forum possano venire numerose indicazioni, numerose consigli, sarà possibile realizzare. Anche qui il modulo che viene inserito viene trasformato in email e in allegato PDF, che può essere quindi listato laddove in sede di configurazione dell'applicativo sarà necessario smistare. Un'altra caratteristica sarà quella di poter controllare gli addetti ai lavori nell'iter dei vari moduli, e quindi ci sarà un sistema di permessi che potrà essere attivato dalle segreterie a loro volontà, e quindi potranno dire: questo modulo va a Tizio, Caio, Sempronio, perché lui è quello competente o meno a occuparsi di questa tipologia di cose. Un altro tipo di inserimento sul quale ho in qualche modo lavorato è quello della gestione del bonus insegnanti. Anche qui si propone un modulo, qui vedete un esempio, questo è un insegnante che ha già inserito tutta una serie di acquisti imputabili a quel tipo di modulo, e può continuare a inserire altri moduli. Il tutto viene riepilogato in una tabella, poi questa tabella la potremo esportare in Excel per la rendicontazione oppure in XML a seconda delle necessità. Ecco qui come si presenta un riepilogo. Supponiamo che io voglio andare a controllare l'insegnante col mio cognome, quindi me l'ha dato. No, abbiamo un problema. E qui sera ecco, e qui mostra il riepilogo di quanto inserito con il totale della spesa. Ecco, per ora lo stato dell'arte è questo. L'ultima cosa, questo tipo di applicazioni, per chi lavora con Joomla, sono tutte realizzate appoggiandoci al componente Chronoform, che è un componente per la realizzazione di form e moduli, componente molto potentissimo, dico io, il cui unico limite, per quello che ho visto e che si può fare, credo sia la fantasia di chi lo utilizza. Credo che con questo progetto possiamo fare veramente cose importanti. Grazie.